squadra che condusse il PSV Eindhoven alla finale di Coppa dei Campioni nel 1988 fu tutt'altro che agevole. La vittoria su misura contro i temibili turchi del Galatasaray proiettò gli olandesi contro il Rapid Vienna. Gli austriaci furono battuti in entrambe le sfide. Nei due turni successivi gli olandesi avanzarono a suon di pareggi. Il quarto di finale contro il Bordeaux si concluse sull'1-1 e il PSV avanzò grazie alla regola dei gol in trasferta. Stesso copione in semifinale contro il Real Madrid. Gli olandesi approdarono così per la prima volta in finale. Finale dove avrebbero affrontato uno dei club più prestigiosi e titolati della competizione, il Benfica. I portoghesi superarono il primo turno contro gli albanesi del Partizani, vincendo a tavolino il ritorno. Successivamente ebbero la meglio sui danesi dell'AGF grazie al risicato 1-0 di Lisbona. Nei quarti di finale i portoghesi bastarono i due gol in casa per sconfiggere i belgi dell'Anderlecht e anche alla Steaua Bucarest in semifinale fu fatale lo 0-2 esterno. La scena si popola. Squadre e tifosi stanno raggiungendo Stoccarda per una finale che ha il sapore dell'inedito. Eppure la squadra olandese è un'entità emergente di un calcio che sta rivivendo gli antichi splendori e il Benfica rievoca l'età dell'oro del calcio portoghese. Un'altra sfida tra il calcio latino e quello del nord, con pronostico incertissimo. Gus Hiddink aveva a disposizione parecchi giocatori di talento sui quali fare affidamento. In difesa c'erano Ronald Koeman e il belga Eric Gerets. Il danese Søren Lerby era la mente del centrocampo con il compito di servire la punta Wim Kieft. L'allenatore del Benfica, Tony, era assistito in panchina da Eusebio. I portoghesi potevano contare sulla forza del difensore Antonio Veloso e sulla grande vena realizzativa del bomber Rui Awash. Di fronte ai 70.000 spettatori del Neckarstadion di Stoccarda, olandesi e portoghesi erano pronti a darsi battaglia. I primi erano al loro battesimo in una finale di Coppa e puntavano a diventare la terza squadra della nazione a trionfare in Europa, mentre il Benfica voleva mettere in bacheca il terzo trofeo continentale. Eusebio era stato il protagonista in campo degli storici successi dei portoghesi, ora era pronto a guidarli in panchina come assistente. Purtroppo ci sarebbe stato ben poco da sorridere per la Pantera Nera quel giorno. La finale fu letteralmente dominata dalle difese che non diedero respiro agli attacchi avversari. PSV e Benfica non riuscirono mai a sbloccare la partita. Fannenburg andò vicino al gol per gli olandesi. La risposta del Benfica arrivò con questa conclusione di Giovanni Ovando, entrato nella ripresa, conclusione che sfiorò la porta difesa da Van Breukelen. Anche dopo i tempi supplementari il punteggio rimase bloccato sullo 0-0. La finale avrebbe avuto il suo epilogo ai calci di rigore. Per la terza volta negli ultimi 5 anni il vincitore del trofeo sarebbe stato deciso così. Nel 1986 l'atto finale ebbe come protagonisti i due portieri. In questa occasione furono i tiratori a prendersi una bella rivincita. Ronald Koeman aprì le marcature a favore degli olandesi. Ma Elso pareggiò i conti superando Van Breukelen. Fu il turno dell'attaccante Kieft, il PSV tornò in vantaggio per pochi istanti, perché il capitano del Benfica, Dito, realizzò il rigore del 2-2. Il danese Ivan Nielsen non sbagliò e infilò Silvinho. Van Breukelen non riuscì a respingere la conclusione del marocchino Agiri e la situazione tornò così in parità. Dopo i primi 6 rigori nessuna squadra era stata in grado di rompere l'equilibrio in campo. Fannenburg si dimostrò freddo quanto basta per riportare in vantaggio gli olandesi. La pressione fu tutta sulle spalle del giovane Pacheco, che non si lasciò intimorire e realizzò il rigore del 4-4. Fu la volta di Lerby, che non ebbe alcuna difficoltà a trasformare il quinto rigore per il PSV. Il botta e risposta continuò con Moser, che portò il punteggio sul 5-5.
Il subentrato Jansen si avviò a battere il primo rigore supplementare. Gus Hiddink guardò con tutta tranquillità il proprio giocatore realizzare il tiro dagli 11 metri. Antonio Veloso era consapevole che un suo errore avrebbe significato la quarta finale persa per il Benfica. L'incubo si trasformò in realtà, il tiro del difensore non fu impeccabile e Van Breukelen divenne l'eroe della finale con una semplice parata. La vittoria del PSV Eindhoven non fu spettacolare, ma bastò per alzare al cielo il trofeo continentale per la prima volta nella storia del club. Si trattò del terzo successo in Coppa dei Campioni per una squadra olandese dopo i trionfi di Feyenoord e Ajax, tutti negli anni 70. Erik Gerets divenne il primo capitano belga a sollevare la Coppa da trionfatore. I giocatori olandesi avrebbero dominato la scena l'anno successivo con un'altra maglia, quella del Milan.